Il bar La Dolce Vita, in centro ad Arco, ha vissuto negli ultimi anni non pochi problemi di ordine pubblico e di convivenza con gli abitanti della zona. I titolari Daniel e Romina Montelli ora hanno deciso di dimostrare la loro buona volontà nel voler gestire il locale nel migliore dei modi, pur mantenendo l'attività e senza arrecare più disturbo a chi vive lì vicino. Ecco quindi la decisione, non certo semplice, di togliere quella patina di pub serale che a qualcuno non piaceva, puntando su un nuovo design più luminoso e su una gestione principalmente diurna. Il bar Dolce Vita di Arco in via Vergolano ha dovuto convertire la sua attività da locale prettamente notturno a locale diurno. È stata una scelta forzata per un Arco sempre più sonnacchiosa? E ci siamo adeguati alle richieste dei vicini e grazie anche ai bread and breakfast nuovi che hanno aperto abbiamo deciso di evolverci sulle situazioni che si sono create. E, insomma, speriamo in bene, in meglio. Abbiamo creato la pasticceria, un piccolo reparto, qualche gelato. E la situazione con plateatico esterno? E quella adesso l'abbiamo accantonata, diciamo, aspettiamo che ci diano delle risposte comune. E vedremo, insomma, di trovare la soluzione più adeguata, magari con quello che ci chiederanno loro, insomma, cercando la soluzione migliore. Qual è l'orario? L'orario è rimasto sempre invariato, sempre quello dalle 8 di mattina fino a mezzanotte. Eventualmente per il giardino se ci verrà dato, magari ci sarà una riduzione e ci adegueremo anche a quella. Insomma, ad Arco avere locali aperti anche fino a tarda notte è praticamente impossibile. Impossibile. Ma al momento non se ne parla, insomma, giustamente anche per i vicini.